io credo che non era la voglia, era la brillantezza, qualcosa che non tornava. È vero, siamo più rapidi, più, eravamo anche più corti, più compatti, abbiamo anche migliorato alcune situazioni tattiche con Samu che ha riacquistato una certa forma, c'è molta mobilità anche con la linea difensiva, quindi stiamo più corti e quindi facciamo prima anche a pressare con tutti gli effettivi. Poi qualche giocatore ha riacquisito un po' di condizione e di rapidità, no? di brillantezza si usa dire. Tutte queste cose hanno fatto sì che soprattutto il primo tempo mi sono piaciuti, insomma la squadra mi è piaciuta davvero. Buonasera mister. Buonasera. Volevo chiederle quanto ha dato davvero Hernanes in più a questa squadra in questi primi giorni in cui è andato all'Inter e soprattutto quante cosa è successo di diverso rispetto alla partita con la Juventus, perché qualche giorno fa con due moduli speculari l'Inter non uscì benissimo, mentre oggi invece ha fatto una partita ottima. Sì, ora a volte quando si fanno le valutazioni tattiche ci scordiamo che in campo ci vanno i giocatori, cioè, il calcio è fatto anche e soprattutto dei giocatori, la tattica, alcune situazioni possono aiutare i giocatori, ma ci sono sempre i giocatori in campo, ci sono i valori, ci sono i momenti, c'è la condizione degli altri, la tua, tante cose, non è solo un modulo il calcio, è tutto, ripeto, e sono soprattutto i giocatori. Hernanes è un giocatore che secondo me ci voleva, perché ha una personalità diversa, una sicurezza nel palleggio, non ha paura a giocare la palla, sa calciare i piazzati. Domenica per esempio, grazie a lui e a Samuele, abbiamo trasformato un calcio d'angolo che ci ha dato i tre punti. Oggi per esempio anche nella gestione del pallone ha fatto vedere che dà fiducia anche alla squadra, agli altri che gli sono intorno, ha qualità e quindi secondo me era un giocatore adatto per poter far migliorare una squadra in crescita con giocatori che per la prima volta tanti si trovano a giocare nell'Inter da protagonisti. Lui è un giocatore che ha uno spessore tale che può dare anche sicurezza a tutti gli altri. E cioè, se avete guardato, l'ho detto appunto in questo, meno male ha avuto i 10 minuti che gli hanno permesso di scattare per fare il gol. Dopo era già, se lo avete guardato, quanto autonomia ha avuto anche nei minuti, non mi ricordo quando l'ho messo, quanto 30, 35 minuti. L'autonomia vera che serve in questo calcio e per esprimere anche le sue ottime, grandi qualità, ne ha avuta per 15 minuti, c'è stato proprio il tempo di far gol, meno male. Poi dopo era più per dire Palacio doveva rientrare per lui in certi momenti perché lui era già in affanno sulle gambe e cominciava a essere macchinoso. Questo vuol dire che il ragazzo deve allenarsi forte, aumentare il suo range di autonomia e io sono ben contento perché è un grande giocatore, punto. Ha chiesto di dire perché non fate ora, non andiamo su singoli uno a uno. Andano, diciamo, è un buon portiere. Poi ora si riferisce forse al gol, non lo so. Io no, giuro, dalla mia postazione non l'ho visto, non mi rendo conto. Mi sembrava un tiro all'angolino, poi lo analizzerà il mio preparatore, ma insomma non ci ho fatto caso, mi credo. No, lui domenica ha fatto due o tre parate importanti anche contro la Juventus proprio all'inizio. Insomma. Poi un portiere di questo livello mica sempre può essere al top, non lo so, ripeto, non l'ho visto il gol come è venuto, bisogna che lo valuti. No, non è, autonomia. Non è tanto, perché quattro, ora le devo verificare, se non mi sbaglio, che lui fa dal martedì alla domenica, sono tre o quattro settimane, salvo, però te pensa che lui ha avuto un'operazione, dal ritiro in pratica non si è più allenato, perché prima ha avuto l'infortunio. Quando un giocatore sta 5-6 mesi, per riacquisire il ritmo gara, e gliel'ho detto, lui deve andare al massimo, oltretutto in questo momento lo sprono proprio in allenamento, perché comunque ci sono le partite ogni 7 giorni, lui la condizione la può aumentare solo in allenamento. E magari potrebbe, ora io penso che se si allena forte, il mio preparatore è anche molto bravo, al di là poi fa anche delle corse a secco, le navette, lui deve acquisire il ritmo. Se ci avete fatto caso, che è entrato molto bene, benissimo, a un certo punto, 10 minuti alla fine, era già in affanno. Guardatela la partita anche in televisione, vedete la differenza di quando è entrato e di quando poi ha finito, e di come ha finito la gara. Questi sono dati evidenti. Noi bisogna parare, se mi chiedete come la penso della partita, noi anche oggi, sia nel primo che nel secondo tempo, sprechiamo troppo. A nostri livelli, in un campo così difficile, in una squadra così forte, un rimanere con un gol di vantaggio è sempre a rischio, perché l'abbiamo visto.
A volte ci si spera, per esempio c'è stato un episodio, mi sono arrabbiato, se voi per assurdo avete visto su un calcio d'angolo nostro, 2-1 per noi, si è preso il contropiede che se il ragazzo della Fiorentina non sbaglia, eravamo 3-2, cioè, queste sono ingenuità che noi bisogna capire, non bisogna farle, io mi credete, ma non è perché i ragazzi mi danno tutto, però a volte abbiamo queste amnesie, queste cose da limare che ci sono costate e ci possono costare ancora punti. Per esempio c'è stato un momento, la Fiorentina sapevamo che ci poteva mettere molto in difficoltà sui piazzati, sono molto bravi, hanno sbloccato tante partite e a volte per giocare per forza abbiamo regalato la possibilità a loro di pressarci, sono andati, ci siamo creati da solo dei calcio d'angoli quasi per non rinviare la palla, che loro erano tutti alti, no? Per dire, noi facciamo ancora questi errori e le due cose sono andate di pari passo, abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione dal punto di vista del gioco, di tante cose, poi negli episodi sbagliamo, facciamo degli errori che a volte a questi livelli non si pagano, non vanno più fatti, questa è la verità.